Oddio, ragazzi, venite, venite a vedere. Che succede? Dove sei? Dove sei? Nella zona del ghiaccio. Aspetta, sto arrivando. Oh mio Dio! È uscito fuori, non lo so. È proprio il ghiaccio rosso, è proprio il ghiaccio rosso originale. La cella dove avevamo trovato Giorgio Rosso. Non toccatelo, fermi, Fermi. Ok, lo tolgo tutto e poi tu, Anna, chiudi. Non so cosa sia successo. Io ero passato ieri probabilmente qua davanti e non c'era. Oggi era c'è. Già così? No, non c'era niente. Non so cosa sia successo. Qualcosa l'ha aperto. Cosa è successo secondo te? L'intruso. Esatto. Sempre lui che apre le celle. Sempre lui. Ma non è possibile. Anna, chiudilo, veloce. Chiudi tutto. Ecco fatto, chiuso. Certo che è possibile. Perché lui è l'unico che può aprire sto vetro maledetto. Perché non dovrebbe potersi aprire in nessun modo. Ma a sto punto, ma perché spacca i vetri? Secondo me lo fa tipo per prenderci in giro. E poi se ma ci certo, fate caso, volendo potrebbe spaccare tutto a questo punto. Guarda, vedi che comunque il ghiaccio dentro è cresciuto, ce n'è molto di più. È pieno. Infatti era praticamente vuota questa cella. Sì, ce n'erano tipo 5 o 6 blocchetti, adesso è proprio cresciuto, ce n'è un sacco di più. Raga, continuiamo a stare attenti, prima o poi riusciremo a capire che cosa sta cercando di fare. Perché ma è lo un fa? Problema, anche perché nella zona del ghiaccio rosso ci sono almeno 2 celle che sono piene zeppe. Sì, è molto pericoloso, però allora facciamo così, perché sono molto curioso di vedere che cosa è successo qua dentro. Però non veniamo tutti insieme, uno di voi per favore. Rimango io? Rimanete entrambi lì, fatemi il favore. Ok, va bene. Vado solo io giusto per dare uno sguardo, perché ricordiamoci che l'ultima volta noi abbiamo dato, diciamo, l'ambiente ideale al bambino nella bottiglia. E infatti è un po' più grande lui, eh. È cresciuto? È più grande? Sì, è più grande, molto più grande dell'altra volta. E vi ma dico solo di più. Dimensione o è cambiato anche di aspetto? È cambiato, praticamente adesso ha una specie di barba, gli cresce proprio la barba, è un vecchio, cioè è diventato una specie di vecchio. Ma era un bambino! E fa tipo zitti un attimo? Fa tipo un verso, l'ho sentito adesso. Fa dei versi? Sì, non lo sto facendo più, però ho sentito un verso. Ma forse parla, se è vecchio dovrebbe parlare in teoria, no? Non lo so, ha parlato, però non so, erano tipo dei rumori, faceva tipo un verso boom boom boom, così, una sorta di non lo so, canzone forse. Canticchiava forse. E poi ho anche preso da lui del grano, io non so se è suo. Del grano? Però sì, a fianco a lui c'era del grano e io l'ho raccolto. Scusa, ma com'è possibile? Non è mai uscito da lì? Non lo so, è come se lui generasse questa cosa, ha generato un oggetto, ha generato del grano, non modifica lo so. Modifica l'ambiente attorno a sé, dici? È buono, comunque potrebbe essere buono, magari prima o poi darà qualcosa di buono. Credo non sia ancora completamente sviluppato, perché la cella è molto più grande di così. Cioè lui ora è più piccolo di noi. Quindi infatti, in teoria, se ogni volta diceva che il requisito era una cella più grande, significa che crescerà di più. Dovrebbe crescere ancora tanto. Per il momento comunque io direi ci mettiamo all'opera. Il portale. Hai ragione, sei bravo, vedi? All'ultimo secondo, però vabbè. Oh, ci siamo ricordati. Bravo. Benissimo. Adesso possiamo andare. Ok, all'ultimo secondo. La prossima volta cerchiamo di tenerlo a mente. Però piano piano diventerà una cosa automatica e non ce ne dimenticheremo più. Questa volta abbiamo bisogno. Ho visto del fumo nero però, credo ci sia. E probabilmente forse c'è un Ice in the Dark qui vicino. No, forse era la torcia. Però ho visto qualcosa nella foresta. Vabbè, non importa. Tanto ce ne dobbiamo andare. Mettiamo il jetpack e dobbiamo. Serve, non è vicino. Non è vicino. Questa volta è un po' lontano. Tranquilli e ci arriviamo. Dovrei essere abbastanza sicuro di dove dovevo andare. Mi pare che era dritto da questa parte così. È un po' lontano questa volta. È una zona un po' inesplorata. Ricordiamoci. Esatto. Io sono più tranquilla quando sono lontani piuttosto che quando sono vicini. Anche perché già di danni nel laboratorio ce ne sono. Non è così lontana in effetti. Però diciamo che stanno iniziando a generarsi nella zona un po' più lontana dal laboratorio. Perché credo che vicino a noi sia talmente pieno che ormai non ce ne stanno più. Quindi devono trovare, non lo so, forse un altro posto. Cosa c'è in fondo? Nel fondo questa volta c'è quella specie di candeggina, quindi è la cosa più pericolosa che si può trovare praticamente, per il momento. Ah, ok. Quindi, o almeno, forse in futuro ne troveremo delle altre, però per ora è la peggiore e bisogna stare molto attenti perché dopo pochi colpi ti uccide. Quindi cosa devi fare? Io scendo e vi dico, però sicuramente dovete essere pronti a saltare verso l'alto, mi raccomando. Bene, va bene. Ok, vado prima io. Ok, da questa parte fa molto male, Vedete? Ok, veniamo? Sì, io tengo la torcia in mano, basta saltate verso di me, dai, venite. Ok, vieni. Okay. Mamma mia, fa malissimo. Ok, sto arrivando anch'io. Questa è molto brutta, è la peggiore. Okay. Tra l'altro non abbiamo mai capito da che cosa dipende il fatto che troviamo la lava piuttosto che l'acqua putrida o il sangue. All'inizio pensavamo che la lava segnasse più pericolosità rispetto all'acqua, ma adesso stiamo trovando di tutto. Sì, infatti non lo so, probabilmente in un certo senso è vero che segna che è più pericoloso, però è una scala diversa da quella che pensiamo noi. Per il momento ne abbiamo uno di classe Keter, che però non dovrebbe essere Keter, questo qui è l'11, è lo 011, uno dei primi ovviamente, e per forza si conosce. E tra l'altro è un SCP che dovrebbe essere molto semplice, però
Però dovrebbe essere safe. Invece qua è Keter. Terra 11 non ricordo quale sia. Si vede anche dall'immagine, è una statua. È una statua che praticamente non è così. Dovrebbe essere una statua commemorativa di un veterano della guerra. Allora il problema è che questa statua si anima, a volte si arrabbia e a volte spara alle persone che sono intorno. Quindi è effettivamente abbastanza pericoloso. È aggressiva se gli stai accanto praticamente. Non sempre, però ci può succedere. Però il fatto è che in teoria dovrebbe essere safe. Se non da noi è Keter, potrebbe significare che è molto più aggressiva. È qualcosa di diverso per forza. La prima cosa che mi viene in mente è che probabilmente è costantemente animata o costantemente arrabbiata. C'è anche un cadavere da questa parte. Sembra molto grande come cella. Aspettatemi un attimo qui dentro. Fermi. Veniamo qui, sì. Fermi. Perché vedo che... anche un'altra porta, vedi? Sì, e infatti vorrei capire da dove si passa per entrare. Allora, prima di tutto, da questa parte c'è un buco nel pavimento. Venite, andiamo prima qui. Un buco nel pavimento? Cosa? C'è un buco nel pavimento qui. C'è, vedi? È un foro. E poi... è vero! E c'è uno spawner dentro. Il problema è che lo spawner è di class D, non è di zombie. Cioè, praticamente, e io questa cosa l'avevo intuita, perché il verso come è quello. Come accidenti è possibile? I class D qui sono gli zombie. Cioè, gli zombie sono i class D. Capito? Si sono invertiti. Sono sostituiti da quelli, praticamente. Effettivamente sì. Ha senso, perché il comportamento era piuttosto strano, sì, per essere un class D. Guarda, ascoltate, aspettate un attimo, perché sono tanti, ho paura di morirci. Però, se io entro un attimo e li ammazzo, guarda, c'è proprio uno spawner di class D. Ce ne sono due qua. Li genera lui. Li genera lui come se fossero zombie. E tra l'altro sono forti come gli zombie anche. Io adesso non vorrei morirci. Non credo. Puoi mica scendere, Giorgio, e spacchi lo spawner? Perché ho paura che qua. Sì, scendo subito. Attento però. Ci sono. Ok, bravissimo. Bravissimo, attento, Non morirci. Aiuto. Giorgio, ti ho chiesto di darmi una mano. Non di farmi morirci. Lo so, ma sono cosa sei sceso tanti a fare, scusa? L'ho dovuto fare io, Giorgio. Mannaggia te. Sono veramente tanti. Stai zitto. Giorgio. State bene? Giorgio. Scusami. Bene. Erano veramente tanti. Non allora, ce l'ho fatta, se io scusa. Ti chiamo. No, non erano veramente tanti. Sei stato veramente scarso. Se io ti chiamo per aiutarmi, non devo salvarti. Non credi? Porca miseria. Hai ragione, scusa. Che cavolo, Giorgio, però, Una buona ne fai e una terribile la devi fare per bilanciare, non lo so. Porca miseria, oh. Guarda che, veramente, ma ogni volta io voglio aiuto e invece devo aiutare io a te. Lion, per favore, esci da lì, perché hai visto che ci sono un sacco di tunnel. Infatti è lì che voglio vedere. Aspettate un attimo, voi siete scappati velocemente, vedo, però qua magari c'è qualcosa, non lo so. Poi che scendiamo anche noi? No, è che il fatto è strano che ci fosse un passaggio che portava nelle caverne e passava direttamente dentro la cella non di SCP. Non è che magari questo era uno dei punti da cui i class D sono scappati. Può essere. Magari ci sono altri di quegli spawner sotto altre celle. E quello. O anche qui, potrebbero essercene, però. Collegandosi con i tunnel, è possibile? Per il momento usciamo. Sai che. Cioè, qua potrebbe essere che stiamo andando un po' di fantasia, però mi viene da pensare una cosa. E se il prototipo, che noi sappiamo il prototipo gira sempre nel caverna, te lo stavo per dire io. Potrebbe essere che lui crea i tunnel per far passare tutti questi class D, per convogliarli, capito? Appositamente, scusa. Sì, apposta, proprio per diffondere nel mondo, per farli uscire. Perché se in questo mondo gli zombie sono i class D, ricordiamoci che i class D sarebbero quelli che vengono usati per fare gli esperimenti dalla fondazione sugli SCP. Quindi muoiono spesso, no? Quindi sono anche morti, alcuni. Morti, quindi zombie. Se sono ancora vivi, sono zombie. La maggior parte, praticamente tutti, sono morti sì, qui. Sì. Quindi è probabile che vogliano vendetta. E se vogliono vendetta, magari il prototipo che ricordiamoci che essere aiuta, il SCP-001, creato da Dottor Gear, può essere che lui li aiuta a uscire per vendicarsi. Aspettate un attimo. È una possibilità. Allora, qua dentro c'è la cella dell'SCP, è probabile. Infatti vedo la base della statua. Prima di andare qua dentro, voi aspettatemi pure qua fuori. Io voglio solo dare un'occhiata. Restate pure qua. Voglio vedere perché qua dentro c'era una specie di entrata di un'altra stanza. Sì, lì non l'abbiamo visto. Fammi noi sapere se c'è una cella di osservazione. Allora, la cella di osservazione è qui, Anna, puoi venire. Giorgio arrivo. Invece rimani lì. Rimango qui, ok. Il fatto è che dalla cella di osservazione io posso vedere che, Giorgio, sei te la statua. Oh! Tanto per cambiare. Cosa? Poi. Perché succede molto spesso. Giorgio, perché sei tu, sempre sei io? Proprio tu. Non lo so. Probabilmente perché sei quello più vicino adesso, può essere? O il primo ad arrivare, non lo so. Scusami, scambiamoci di posto e controlliamo. Aspetta, lo faremo dopo. Per il momento ti posso dire che la statua è completamente immobile, ma muove le braccia. Infatti non è una statua in tutto e per tutto, perché una statua vera sta completamente ferma. Esatto, questa... forse è per questo già che è Keter. Secondo me avevi ragione tu dicendo che era costantemente viva, probabilmente. Poi c'è un altro fatto, qua a parte c'è un altro cadavere tipo uno scheletro. E poi ci sono due finestrelle che non apparentemente... Le ho viste anch'io quelle, ma sono chiuse. Ci sono degli interruttori, vedi? Sì, si possono aprire, le ho aperte ma non servono a niente, non lo so. Probabilmente... Aspetta, vedi, qua c'è un bastone. Un bastone? Che sì, cosa vuol dire? Quelli che usano nella polizia.
Un bastone, un manganello. Un manganello? Lo vuoi tenere tu? No, tienitelo pure tu, non credo che serva per la statua. Nel caso ce l'hai tu comunque. Adesso Anna, vai al vetro e invece io e Giorgio proviamo qui a vedere. Tu, ok? Sì, vengo io da te. Allora, non sappiamo quanto sia pericoloso. Io proverei ad entrare, vediamo quanto, cioè se ci spara, usciamo. Vabbè, se ci attacca, entrambi, usciamo. Dai. Vediamo. Vieni è anche tu, mi raccomando. È per il momento. Allora, questo tipo di vetro dove sei tu, Anna, è un altro tipo di vetro strano, perché noi non vediamo attraverso. Per noi è grigio da qui, però da fuori sembrava. Non mi vedete? No, noi non ti vediamo. Poi un'altra cosa. Ce l'ho anche io. Mi ha dato un effetto strano. Sì, sì, anche io. Infatti ci volevo arrivare subito dopo. Ci ha dato un effetto di insonnia. È un insomnia. Occhio, sì, è un occhio chiuso con delle tipo le occhiaie sotto. Io insomnia. Non l'ho mai visto questo, eh. Non mi ricordo se forse un'altra volta per noi c'è stato, però è strano che ce lo abbia dato, perché non dovrebbe, l'unica cosa che dovrebbe fare dal fascicolo è praticamente ucciderti, spararti. Spararti, esatto. Se si arrabbia, detto. Però. E praticamente neanche si arrabbia sempre, dovrebbe arrabbiarsi soltanto, pensate. Quando cosa succede alle statue? Le statue vengono scagazzate dai piccioni, no? Ve lo dico molto esatto, sinceramente. Sì, okay. Rovinate in pratica. Rovinate. Praticamente lui quando viene sporcato dagli uccelli che volano sopra, si arrabbia e spara qualcuno. Questa è molto semplice come SCP. Però qui in dentro, teoria con noi non dovrebbe avercela, non dovrebbe farci nulla. Infatti ma in teoria. Ma più che altro io non gli vedo nessuna arma. Non ce l'ha infatti, non ha un fucile. E dovrebbe averlo, dovrebbe avere un fucile. Però non ce l'ha, ora non so non se qui che magari. Forse gli è stato tolto dopo che è stato ricatalogato. Può essere anche, potrebbe essere anche che gli è stato tolto per essere meno pericoloso. O può essere anche che qui su Minecraft non ce l'ha. Magari qua attacca semplicemente colpendoti. È proprio bloccato, tra l'altro sembra anche strano. Zion! Cosa? Ma Anna, mi hai fatto venire un infarto? Sì, però mi hai fatto venire un infarto, mi hai fatto venire, porca miseria. Eri girato di spalle, scusami. È una statua, è un'altra statua. Vedi, questa è proprio una statua di pietra. Sì, questa è proprio una statua. Non si muove, vera. È immobile. Questa è immobile al 100%. Ma l'ha creata lui? Ma l'ha creata su di me? È comparsa all'improvviso quando tu eri vicinissimo alla statua. Giorgio, vai vicino alla statua un'altra volta. Proviamo a perché questa qui o a questa? Quella principale, quella tua, Vicino, okay. più vicino ancora. Aspetta, vai. Guarda la statua. Tu guarda la statua, guardo anche okay. Io la statua. Perché magari dobbiamo guarda. Entrambi essere fermi. Anna, ce n'è altre? Non lo so. Cosa vuol dire non lo so, Anna? Cosa non stai lo so, dicendo? Non mi sembra, no, ce n'è una sola. Però, Anna, non voglio sapere non lo so. Cosa stai combinando là dietro, scusa? Anna! No, vi sto guardando voi. E allora non ma dire non lo so. Ma non ho visto niente di diverso. Ho capito, ma cioè, sei lì a osservare, dovresti guardare. Non voglio sentire non lo so, non voglio sentire sì o no. Non allontanarti, ma è qui. Rimaniamo vicino, ma io ho paura, non è che può. Magari ci attacca. Ma attaccarci non mi pare. No, guarda, è immobile, è totalmente immobile. Sia la statua di Giorgio che la statua che è comparsa. Allora non è questo il motivo. Cioè io ero convinto che avvicinandoci tanto a lei fosse quello il motivo per cui ne è nata un'altra. Ma sembrerebbe di no. Allora forse. Ma a me sembra, non lo so, ho l'impressione che l'ombra sotto la statua si stia inspessendo. Non so cosa. Non ombra. So se ha senso quello che sto dicendo. No, io non vedo niente provate del genere. Provate a colpirla per favore. Cosa vuol dire si sta inspessendo l'ombra? Anna, colpite cosa questa statua per favore. No, sei pazzo. Perché vedo come se, non lo so, per un istante. No, non si può neanche colpire, è una statua. Non si può. Ah! Oh mio Dio! Miseria, lo sapevo. Oh mio Dio! Ma cosa vuol dire? Io non vedevo nessuna ombra. Per me non c'era nessuna ombra. Cosa vuol dire l'ombra? Effettivamente guarda l'ombra di queste. E io non la vedo l'ombra, forse sono rotto io. Ma così è più chiara e quella lì era più scura, quindi sono tante. Cioè erano tante sopra una. Cioè in una c'era l'altra. Le altre nello stesso posto. Ok, esatto. Ho capito, Giorgio, stai buono però, stai buono. Scusami, stai buono. Ok, avvicinati alla statua uguale a te e stai fermo, è buono. Per quanto riguarda queste altre, sembrano innocue. Il problema è che ne ha create. No, ce ne sono di più, raga, sono 5. Appena mi sono avvicinato. Stai fermo, guarda la statua, non ti muovere, stai zitto, fermo, immobile. Allora, io ho paura che queste qua non siano aggressive, ma io penso che noi abbiamo 1 minuto e 25 secondi di insonnia ancora. Non è che magari quando finisce l'insonnia tutto sto esercito di statue che ha creato sta qua ci attacca? Oddio. Perché, capito? Cioè, se sta insonnia, noi ce l'abbiamo per un minuto ancora. In teoria, quando scade l'insonnia, non so, ti addormenti. Qualcosa dovrebbe succedere. Io ho paura che noi ci addormentiamo qua dentro. E in qualche maniera può succedere che moriamo. Non lo so che ci succede qualcosa. Magari ma lui aspetta. Fai andare quello. Via Giorgio da lì vicino, perché ne stanno comparendo sì, sempre allontanati, di più. Spostati. Vabbè, tanto guarda che già bastavano 3 secondi come sono, Prova a picconarle. Magari col piccone. E vedi, col piccone però si possono rompere. Danno. Si possono rompere e non sono neanche tanto forti se si prendono a picconate. Vedi? E non ti fanno neanche niente. Sono completamente immobili. La
statua pericolosa qui è soltanto una, è quella lì che può fare. Infatti guarda come mi fissa, mi guarda lui. E lui, ma non fa nulla comunque. Probabilmente sta aspettando che finisca il tempo di insonnia. Infatti ti voglio dire una cosa, Giorgio. Io esco perché sta finendo, quindi tu rimani dentro e io esco. Va bene, va così, bene. Tanto non credo che si perda la roba, via, non penso ti pietrifica. Lion, vieni qui, okay, da me. Vengo da Anna, tu Giorgio così rimani se lì. Se ti succede qualcosa sei al sicuro. Sì, e tu Anna, non lo so, diamo un'occhiata, vediamo che cosa succede. Giorgio, quanto ne hai ancora? Dovrebbe stare per finire. 30 secondi praticamente. Ok, a te è arrivata leggermente dopo che a me, perché io ne ho sì, 12 secondi. Tardi. Ok, allora devi essere tu adesso, non stare vicino, non stare vicino, non stare vicino. Ok, sto qui. Fermo. Allora, praticamente, quando ti mancano 5-10 secondi, me lo dici, ok? Tienimi aggiornato okay su questo. Appena sono 10 secondi, vediamo che cosa succede. A te quanto manca invece, Lion? Io l'ho finita, a me è finita ed effettivamente... Io sono a 10 secondi adesso, eh? A me non è successo niente, quindi è per forza che succede qualcosa lì dentro, eh? Io sono certo, Giorgio. Mi avvicino, cosa faccio? No, rimani fermo lì. Quanti secondi stai ora? Sta finendo? È finita adesso. Ok, qualcosa... Sono sicuro che ti succede, perché è impossibile... Cioè, se te l'ha data lui, prova ad avvicinarti poco a lui. Provo, Prova. Prova tipo... Prova a toccare, perché non ci siamo addormentati. Di statue ce ne sono sempre tante, tutto perché quanto. Perché mi sono avvicinato questa, la tocco? Prova a toccarla, sì. Quella grande, quella tua, quella lì. Ok, prova. Sì. Ok. Oh! Vedi? Mi sta attaccando. Mi ha immobilizzato. Non ti posso immobilizzato muovermi. Come ti ha immobilizzato? Non potevo muovermi. Praticamente ti ha pietrificato. Ma più che altro mi stava attirando. Io vedevo che mi attirava verso di lei. Mi ha preso. Addirittura. Assurdo. Ma com'è possibile? Allora, prima di tutto, Anna, tu lo aspetti all'entrata. Giorgio, ti devi... Va bene, vado subito. Qua ci metterai un po' subito. Ci metti un po' perché lo so. Sei a piedi senza jetpack. Però ti devi sbrigare lo stesso. Io riprendo le tue cose. Oddio, non lo so in realtà. E c'è anche il jetpack di Cico. Vabbè, lo so, lo vedo. Allora, facciamo così. Io aspetto un pochino. Se tu non riesci a tornare in tempo, le prendo io piuttosto che farle sparire. Cerca di sbrigarti. Dovevi andare esattamente davanti, destra. Ok, in diagonale. Ok, uscendo. Era abbastanza semplice. Arrivo. Cerca di sbrigarti, non è lontano. Ovviamente col jetpack ci si mette di meno. Però dovremmo farne di più, ma è impossibile. Giorgio, tu ti devi sbrigare, guarda che le prendo io. Sto arrivando, io, pochissimo e arrivo, ci sbrigati. Sono quasi. Io penso che quello che è successo è che sta statua grande, praticamente con l'insonnia, ti ha reso debole. Poi praticamente quando è scaduta l'insonnia, tu cosa fai se non hai dormito per due notti? Appena hai sonno, dormi, cadi addormentato. Quindi praticamente ti ha paralizzato, quello era come se tu ti fossi addormentato. Però ma allo stesso tempo... Ma proprio preso! Sì, ti è ha preso. È una cosa stranissima. E ti ha ammazzato, perché palesemente sembra proprio che ti abbia strangolato. Ok, arrivato Giorgio, ci sono. Ok, sbrigatevi, io vi aspetto qua dentro. Sto tenendo d'occhio le cose, dovremmo avere ancora tempo. Però arrivo. Mi puoi aprire? Spicciati. Mi puoi aprire? Ti apro io, sì. Vai, prendi tutto. Ok, prendo tutto. Non ti avvicinare alla statua, però, Vieni subito via. No. Prendi passo di lato. Là dietro, Giorgio. Sì, tranquillo, prendo tutto. Tranquillo, un accidenti, te ne stavi dimenticando. Come sempre, sei sempre il solito. Fuori. Adesso, finché noi non ci avviciniamo alla statua, non dovrebbe succedere assolutamente niente. Perché io, insonnia, non ce l'ho più. Non so quanto dopo te la rimette. Può essere che te la rimetta, perché lui è infame. Però, per il momento, fin tanto che io non faccio finire insonnia qui dentro, non succede niente. Questo abbiamo visto. E infatti adesso ce l'ho. Però se io... T'è tornata? Io adesso, sì, mi è tornata. Questa volta per meno, però. Questa volta per due meno? Minuti. Due minuti. Prima erano cinque. Perché sei da solo? Comunque già ce l'hai avuta, quindi sei già un po' debole. È come dice Anna, è per quello. Perché ce l'ho già avuta. Va bene, non importa. Adesso vi spiego che cosa facciamo noi. Devo spaccare st'altra pietra che lui ha intorno e mettergli il portale. Attenzione, perché questo è danneggiare. Tranquillo. Intanto guarda, eccolo là. È andato. Perfetto, fatto. Mamma mia, meno non male. Non c'è voluto niente. Non ho capito, io non ho visto nulla. Praticamente ho spaccato la pietra che aveva intorno per fare lo spazio al portale, no? Altrimenti non potevamo catturarla. E l'ho fatto l'hai entrare. Presa, ok. L'abbiamo presa. Perfetto. Le altre io non le prenderei nemmeno perché sono tipo copie, no, sono cloni. No. Quello che mi teniamo presente, quello che è successo qui con gli zombie classici. Questa è una cosa importante, sì, da considerare, anche perché sotto ogni cella che visitiamo ce ne potrebbe essere uno. E vi faccio notare anche un'altra cosa. Guardate qua i dentro tubi. Ci sono dei tubi. Mo io non questi tubi non servivano. Non è un caso, no. Non è un caso. Oltretutto questi tubi per l'SCP non servivano a niente. Ok, non c'entravano no, infatti, niente. Infatti proprio a questo guarda. Non servono. E ce ne sono e c'è anche tipo guarda, cos'è sta roba? Non lo so, c'è anche una luce, sembra tipo una stanza di qualcosa. Vanno di... controllate anche le prossime celle, secondo me. Qualcosa del genere si può trovare. Ma il fatto è strano. Beh, gli zombie class D, se ci sono, si sentono, perché fanno i versi, no? Fanno il rumore degli zombie.
Quindi è strano, secondo me, se ci fossero noi ce ne accorgeremmo che ci sono. Mettiamo il jetpack, così ce ne usciamo più in fretta possibile. Io ho 30 secondi di insonnia, quindi facciamola finire, tanto finirà comunque. Però facciamola finire prima di entrare vicino alla statua nel laboratorio, in modo che... è passata l'insonnia, possiamo entrare? Sì, non ce l'ho più, era breve, non so neanche perché me l'ha data. Che senso abbia l'insonnia per una statua? Comunque, non fa niente, tranquilli, venite anche voi dentro. E l'unica cosa che dobbiamo stare attenti adesso... A parte l'orsetto che stava venendo verso di noi, non so perché. Si muoveva. Sì, di solito sta fermo, però forse qualcuno di noi aveva bisogno di cure. Io sto bene, però. Almeno credo. Andiamo dalla forse statua. Forse per l'insonnia ti è venuto vicino. Restate di... Dov'è? Perché non cosa è qua? Cosa? Non c'è. Io l'ho messo qua, non il coso. Non è che hai sbagliato portale? No, no. Ma è passato. È passata, altrimenti non passava. Non è possibile, raga. Non è possibile. Non è possibile. Dove è andato a finire? Non lo so, non ne ho idea. Porca miseria. Può essere... restate fermi lì, fermi. Rimaniamo qui, ok. Secondo me l'unica possibilità è che sia tornata indietro. Mentre ma noi eravamo lì. Ma non è possibile, l'avremmo vista. Tu dopo che è passata hai chiuso i portali. E che ti devo dire, è assurdo. Ma che è assurdo infatti. Non è mai successo, di solito quando ne prendiamo una, almeno l'unica cosa che possiamo essere sicuri è che la ritroviamo nel posto dove l'abbiamo messo il portale. Questa è l'unica certezza che abbiamo. Adesso neanche più. Per quanto costantemente attiva non può aprire le porte e uscire da lì dentro. Ma spero. Non lo so. Magari invece proprio magari tipo che ne sai, magari si può teletrasportare sulle altre statue? Può essere? Cioè addirittura su quelle che ha creato lei. Sì, sulle altre uguali a lei. Può essere. E quindi da qui è tornata a quelle che aveva regenerato nella cella. Allora, se non è qua è sparsa in giro per il laboratorio, però io sinceramente piuttosto spero di ritrovarla qua dentro. Vado a dare un'occhiata. Un po' abbiamo perso. E infatti è qua, ci sono altre statue. Secondo me è successo così, È tornata lì. Vuoi vedere che è impossibile da contenere questa? Aspetta un po', Allora. No, non è possibile, Keter. Allora, si può contenere. Allora, aspettate un attimo, perché qua è un po' difficile uscire dal portale, però ce l'ho fatta. Adesso l'ho presa. La cosa strana è che adesso sta statua schifosa è qui davanti a me, però si muove. Si muove come continuamente. Si muove? Sì, si muove, cammina proprio, un po' lenta, ma cammina. Invece, quando era bloccata lì nel suo piedistallo, stava ferma. E adesso si muove. L'unico problema è che dovete tornare indietro per aiutarmi, perché ce l'ho anche in mano. Noi, okay. La sto trascinando, però. No, arrivo no, subito. Raga, mi è sparita, ce l'avevo in mano. Di nuovo? È sparita, sì, è sparita. Come, ma che tanto insonnia stavolta? No, insonnia non me l'ha data. Perché non ho fatto in tempo, io nella cella ci sono rimasto pochissimo, la stavo trascinando. Non lo so, non ne ho idea, è scomparsa. Mentre io ce l'avevo così, la stavo trascinando con la porta. Non si può contenere allora, non si può. No, col cavolo, una maniera la troviamo. Piuttosto sapete cosa possiamo fare? Possiamo farla arrivare direttamente dentro la cella, quella dove vogliamo metterla. E se fosse la mancanza del piedistallo e lei cerca sempre di tornare lì? Può essere, però non me ne frega niente. Dobbiamo crearle un piedistallo nella cella, no, in modo che lei sta ferma. Anna, non le creiamo un accidente di niente a sta schifezza. La mettiamo dentro qui, in una di quelle estreme, anche se è Keter. Perché sta roba non è Keter comunque, cioè è molto peggio. Però, porca miseria! Ma qua dentro, se noi la portiamo qua dentro, se io il portale glielo metto qua dentro, lei non può uscire. Perché lei da qua dentro non può uscire, da queste celle non può uscire niente. Quindi se noi gliela mettiamo qui, in questa cella qui, io le metto il portale così, poi la vado a riprendere un'altra volta. Così non può uscire volta. E basta, Una volta entrata qua dentro, io non la trascino più, non la tocco meno più. Meno male che non volevamo metterci più nulla in questa zona, Lo so, invece ci stiamo mettendo anche più di quelle che sono effettivamente necessarie. Magari basta anche una di quelle normali, Non lo so. Possiamo provare anche a metterla. Per il momento proviamo così. Tanto comunque non è che vada da nessuna parte. Ritorna nel suo piedistallo, è tutto lì quello che fa. Se ne torna a casa. Però non è che scappa, rimane lì. Non lo so, tecnicamente possiamo provare a metterla anche qua dentro. Se non dovesse funzionare la ritorniamo a prendere. Che cosa vi è successo a voi due lì dentro, ragazzi? Perché siete bloccati? Ci siamo.